Io domenica contro la Palmese ero molto dispiaciuto perché avevo avuto sull'1-0 due palle per poter chiudere la partita, ma sinceramente la prima azione credo che fece una bella parata il portiere, poi il secondo potevo fare di più, ma credetemi che sono arrivato davvero stanco con l'occasione. E quindi ero davvero dispiaciuto perché, ma non per non aver fatto gol, ma perché poi non siamo riusciti a vincere la partita. E quello che è successo oggi, sì, sono entrato sul 2-2, eravamo con un uomo in più, quindi sì, ho fatto un gol importante che ci tenevo tanto, però ti ripeto, l'importante era portare a casa i 3 punti e dare continuità a questi risultati positivi che poi ci consentono di affrontare la partita di Andrea in maniera più serena e tranquilla. Sì, purtroppo 5 anni fa mi è successo quel fatto brutto al Manzi che mi fece male la caviglia, un infortunio grave, quindi che pioveva, sì. Oggi sì, diciamo che mi sono ripreso quello che avevo perso 5 anni fa e di questo sono davvero contento perché vincere qui a Barletta con questo pubblico è davvero bello, quindi noi lavoriamo tutta la settimana per poter cercare ogni domenica di vincere contro chiunque squadra. Ah, sì, io sì, ho fatto un gol importante, ma non è che per il gol devo mettere in difficoltà il mister. Noi cerchiamo di mettere in difficoltà il mister tutti quanti, dal martedì fino al sabato, perché è la settimana che è importante di allenamento, perché dobbiamo dare sempre quel qualcosa in più per cercare di mettere in difficoltà il mister. Il mister credo che su questa cosa è contento se noi ci alleniamo tutti bene, perché alla fine poi può scegliere chiunque. Sì, per la partita di Andria è una partita importante, lo sappiamo, affrontiamo una squadra forte, però noi siamo consapevoli della nostra forza, quindi andiamo ad Andria a giocarci la partita sempre per vincere, poi cioè per cercare di vincere. Poi ti ripeto, affrontiamo una delle squadre più importanti di questo girone, sappiamo che è una partita dura, ma è una partita anche bella da giocare, perché ci sarà sicuramente tanto pubblico. E noi facciamo il massimo per Sogni un gol ad Andrea. assolutamente sì, ma sogno la vittoria, dai.